Sesta tappa questa volta a Livorno del tour L'Europa in Toscana del presidente della regione Enrico Rossi, finalizzato a far conoscere i progetti realizzati grazie ai fondi europei da enti pubblici e aziende private nei settori più svariati: agricoltura, metalmeccanica, ambiente, ricerca, istruzione, mobilità. La giornata è iniziata nello stabilimento della ex VAS Leonardo Finmeccanica, che ha utilizzato fondi europei per mettere a punto strumenti per l'esplorazione dei fondali marini o sistemi di ricarica innovativi ed altri progetti. Tappa successiva, l'Istituto Superiore Buontalenti Cappellini Orlando, i cui studenti hanno realizzato un prototipo di casa intelligente, biocompatibile e sostenibile. Io faccio questo giro perché voglio mostrare, e credo che sia un compito istituzionale mio, che l'Europa non è solo quella che si vede alla TV, ma Bruxelles, il Parlamento e la burocrazia che è sorda, eccetera. L'Europa invece è penetrata nella vita dei cittadini della Toscana, e se non ci fossero le politiche europee e i fondi europei, molte cose, moltissime cose di qualità che si fanno anche nelle scuole non avrebbero potuto avere sviluppi. Il presidente Rossi si è poi recato alla Camera di Commercio per la presentazione di altri 4 progetti di ricerca e di sviluppo made in Livorno, alla Capitaneria di Porto per il progetto Sicomare Interreg e allo Scoglio della Regina Margherita, rimessa a nuovo e ora sede di un polo scientifico.